Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova recensione. Il manga che andrò a recensire oggi è Bullet Armors, un manga che ho letto un po' di tempo fa sotto suggerimento di un mio amico. Partiamo con la recensione. Bullet Armors è un manga scritto e disegnato nel 2010 da un mangaka noto con lo pseudonimo di Moritiya. È la sua opera di debutto ed è uno shonen. Il manga è composto da 6 volumi, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Ed in Italia è stata edita dalla Planet Manga. L'opera contempla vari generi, tra i quali principalmente azione, avventura, mecha, fantascienza. La versione proposta da Planet Manga presenta copertine molto accattivanti, fatte ben fatte, ma lo stesso non si può dire purtroppo dell'edizione, della carta e della rilegatura, che sono molto rigide e rendono difficile aprire il volume senza rovinarlo. Però dal secondo volume la qualità del manga comunque migliora notevolmente. Bullet Armor si è ambientato in una sorta di mondo apocalittico dove l'umanità è minacciata da macchine chiamate Trema. Queste macchine si evolvono continuamente, sferrando sempre nuovi attacchi all'umanità. Esistono però persone che tramite strumenti chiamati Beacon, ovvero apparecchi che riescono ad dare volontà alle macchine, sono in grado di controllarle e sfruttarle al proprio servizio. Queste persone, questi domatori di Trema, sono chiamati Breeder. Il protagonista Ion diventerà un Breeder all'inizio della serie, alleandosi con un Trema a forma di braccio che lui potrà indossare e che lo aiuterà durante le battaglie. La vita dei Breeder non è però facilissima perché gli altri umani li considerano quasi alleati del nemico. Infatti, non molti breeder sfruttano i Trema per compiere azioni malvagie e per trarne un profitto personale. Infatti, il protagonista, lungo tutto il suo viaggio, si troverà inseguito da cacciatori di breeder che cercheranno di catturarlo per ucciderlo. La motivazione che spinge il protagonista a partire nel suo viaggio è la ricerca del padre, che era partito di casa quando lui aveva 2 anni. I disegni di Bullet Armors sono abbastanza particolari. C'è gente a cui non piacciono e gente a cui piacciono. A me personalmente sono piaciuti fin dal primo numero e migliorano via via lungo la storia. L'autore riesce ad avere un tratto che si adatta bene alle scene comiche, rendendole molto divertenti, ma anche alle scene di combattimento, scene drammatiche. Anche se all'inizio della serie, come già detto da altre persone, è vero che molti combattimenti risultano essere poco chiari e un po' confusionari, però andando avanti verso la fine della serie i disegni diventano molto ben fatti anche nelle scene di combattimento che sono molto più chiare. Bullet Armors ha una trama molto articolata, la narrazione nel manga scorre molto velocemente, forse anche troppo, visto che alcuni punti potevano essere approfonditi meglio. I colpi di scena non mancano, in certi punti del manga lasceranno il lettore a bocca aperta e i personaggi sono abbastanza ben caratterizzati, a parte il protagonista che è il solito e scontato eroe degli shonen con un buonismo incredibile e sempre convinto di se stesso. Anche se a differenza di molti shonen diciamo che non subisce molti power-up, ma più che altro, più che una maturazione fisica della sua potenza, una maturazione più intellettuale. Però una delle pecche di questo manga però è il fatto che certi personaggi secondari, anche abbastanza importanti, non sono ben caratterizzati secondo me e sono abbastanza anonimi. Le premesse di questo manga sono molto buone secondo me e sarebbe potuto continuare molto più lungo. Forse il problema più grande di questo manga è che non finisce. Cioè il manga finisce, ma non è un vero finale, perché diciamo che è come se One Piece finisse dopo la saga di Skypiea. Quindi comunque quell'arco narrativo è concluso, ma la storia dovrebbe andare avanti, ci sono ancora dei misteri da risolvere. Quindi appunto il finale mi sembra un po', come dire, tirato via. E questo è un peccato, visto che comunque è un manga che si lascia leggere piacevolmente, che mi stava piacendo e quindi avrei preferito che continuasse ancora per vedere anche gli altri sviluppi della trama. Comunque, tirando le somme, secondo me Bullet Armor è un bel manga che si legge piacevolmente e nonostante il finale lo consiglio comunque. Ok ragazzi, la recensione è finita, non dovrebbe essere durata molto perché comunque secondo me una recensione non deve durare più di 4-5 minuti perché comunque deve servire a dare un'idea generale al possibile acquirente del manga che sta per comprare, quindi non deve essere un discorso di 20 minuti secondo me. E quindi per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!